A me? Facciamolo insieme. Va bene, aspetti però che mi metto da una parte di un po' visuale. E non la guardate voi però. Eh? E la guardo dopo. La guarderemo dopo. Da che parte? Eccola qua. Ma è così, fatta proprio per questo. È fatta proprio per questo. Bellissima. Così. La somiglianza è impressionante, è vero. Dunque, due buone ragioni ci hanno consigliato di fissare nel bronzo l'immagine di Rita Levi di Montalcini. Credo che sia il microfono, però non sono io. Sì, ho detto che due buone ragioni ci hanno consigliato di fissare nel bronzo l'immagine di Rita Levi Montalcini. La prima ragione è che 18 anni fa, stavamo dicendo, lei ha avuto la generosità di tenere a battesimo Diogene. Io andai a trovarla qualche settimana prima e le chiesi questo onore e questo dono di cominciare ad accreditarci. Era una scommessa, Biogen doveva nascere. Badate che tutto quello che vedete adesso non c'era questo giardino, questa era una spianata di asfalto, c'era soltanto la struttura, anche la vegetazione interna non c'era. Insomma, Biogen era una scommessa su quello che avrebbe fatto, su quello che saremmo stati capaci di fare, però la generosità, che era un tratto del suo carattere, generosità che significa? Significa grande disponibilità ad aiutare i giovani, e noi in qualche modo eravamo più che giovani, neonati. Insomma, è stata 2 giorni qui. Le dedicammo un concerto la sera prima, un piccolo ricevimento nel cortile di un palazzo storico e poi il giorno successivo c'è stata questa inaugurazione. Anche l'interno era tutto... Le confessai anche che noi facevamo l'inaugurazione in qualche modo per spezzare una spirale che ci trascinava sempre più al fondo, che non ci faceva emergere perché le difficoltà erano tante, l'impresa non aveva completato, le cose insomma un po' che capitano puntualmente in queste vicende. Per cui quando noi abbiamo inaugurato, in realtà dei 12 laboratori erano pronti soltanto 4, quindi un terzo, però con un po' di, diciamo, di vocazione alla speranza, e traemmo ragione di rafforzamento della speranza dalla sua presenza. Io l'avvertì di questo, per cui c'erano le porte che lasciavano intendere una completezza che in realtà tale non era, perché l'interno degli altri laboratori erano tutti grezzi. E quindi lei è venuta, sapeva tutto questo, io avevo l'onore di raccontarsi con lei, precedendo, insomma è venuta, ci ha accreditato, e noi quindi oggi in qualche modo rendiamo omaggio a questo ricordo e a questa generosità. Ma poi c'è una ragione di carattere più generale, questa è una ragione molto nostra, poi c'è la ragione di carattere più generale. Rita Levi Montalcini è un simbolo, è un mito per tante ragioni, per la sua genialità creativa dal punto di vista scientifico, non a caso premio Nobel, ma questa creatività e questa genialità non sono il frutto, sono il frutto di fatica, di sacrificio. La sua biografia, chi la conosce ed è conosciuta, è fatta di volontà, di tenacia e di sacrificio. E noi abbiamo perciò voluto scrivere su questa panca sulla quale lei... Abbiamo scritto questa frase: affrontare con coraggio, senz'olio e controvento, le incognite e i pericoli nel mare della vita. È tratto dal titolo di questo suo libro,
Sensolio e controvento significa, è una espressione marinaresca che lei ha utilizzato per ricordare quando le navi non avevano motori, erano solo a vela. Sensolio significava perdere una condizione di sicurezza della nave, perché le navi venivano cosparse nelle parti esteriori di olio per attenuare la forza delle onde. Quindi quando finiva l'olio significa che cominciava a essere una navigazione pericolosa. Controvento era l'altra difficoltà, ma anche senza olio e controvento lei diceva che bisognava saper marciare nel mare tempestoso della vita. E lei, quindi, questo è un insegnamento di carattere generale che vale per tutti, non soltanto per chi fa ricerca, perché appunto lei da questo punto di vista è un mito e un esempio, e noi per questa ragione abbiamo voluto realizzare questa presenza. L'abbiamo, come vedete, qui c'è l'autore, lo scultore Marco dell'Oriente, che io voglio ringraziare perché insomma è un giovane brillante, è un artista anche poliedrico e anche pittore e molte altre cose. È sua l'idea di realizzarla. I monumenti un tempo si guardavano dal basso in alto, erano tutti su piedistalli, e noi invece abbiamo voluto rendere la sua presenza, vorrei dire, più a portata di mano, come se dopo aver fatto degli ammaestramenti ai nostri ricercatori sia venuta a riposarsi sotto l'ulivo, che è simbolo di tante cose importanti. E quindi questo è un angolo che ha una sua significatività che va insomma approfondita e compresa, come credo sia compresa da tutti. Io voglio rivolgere un applauso allo scultore, perché anche la sia l'ideazione e come lei ha già fatto, abbiamo ipotizzato che molti, adesso voi sapete che tutti fanno selfie, e noi immaginiamo che questa seduta a fianco della votazione sarà insomma una ragione, insomma spero che anche i nostri ricercatori giovani, insomma abbiamo voluto far questo come grande segno di riconoscenza verso un grande riconoscenza nostra di Biogen, ma riconoscenza più generale. Lei ricordava poco fa che esistono pochi monumenti di donne, tranne monumenti di regine, eccetera, di donne che hanno dato alla società, ricordava la Gaia Olenti. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto realizzare quindi un'altra ragione, una donna di così grande importanza che ci è stata vicina. Insomma, molte ragioni, vi ho detto prima, le ragioni che ci hanno indotto pensando a fare questo omaggio, che è un omaggio a lei, ma è un omaggio a noi, perché dobbiamo tenere viva la memoria, perché la memoria delle grandi figure è una, come dire, una spinta, è un motore per tutti noi a far meglio. Grazie a lei per essere venuta a tenere testimone più diretta, io la pregherei di dire anche lei qualche parola. Grazie per l'invito, e poi non era previsto che io parlassi, quindi apprendete quello che verrà. La prima cosa è che mi auguro che la seduta qui vicino sia per tutti i ricercatori che hanno bisogno di un'ispirazione, che vengano qui, che si siedano e che chiedano consiglio alla zia, cosa che capita abbastanza spesso. Per esempio sulla tomba ogni tanto troviamo dei biglietti di ragazze soprattutto che dicono: aiutami a decidere, non so cosa devo fare, spero, ho preso da te, grazie per l'aiuto che mi hai dato psicologico solo a leggere i tuoi libri, eccetera. Quindi mi auguro che sia un posto più che per i selfie, per meditare, così come la zia che ha la mano sotto il mento. Poi l'altra cosa invece la chiedo all'autore. Abbiamo perso una scarpetta, siamo Cenerentola, che dobbiamo andare a cercare la scarpetta chissà dove, dobbiamo andare a cercare l'NGF, a che cosa serve per davvero. Io credo che questa sia una grande sfida e spero che qui nei vostri laboratori si incominci di nuovo, se già lo farete mi auguro e credo,
veramente riprendere da capo sull'NGF, perché l'NGF sta dando dei risultati veramente incredibili, veramente sorprendenti. E la zia Rita un giorno che sono andata a trovarla, aveva compiuto i 100 anni, Sardiana i 101, sulla porta di casa mi dice: sai, se è vero quello che ho pensato stanotte, prendo il secondo premio Nobel. E mi ha raccontato quello che lei aveva pensato riguardo all'NGF. Io mi auguro di trovare il laboratorio che lavorerà su quella indicazione che lei ha dato e che io da ingegnere ovviamente ho interpretato a modo mio da ingegnere, ma mi auguro che lo scienziato possa, il ricercatore possa interpretare la mia interpretazione per arrivare a capire che cosa voleva dire la zia. Sicuramente l'NGF è stata una scoperta, da prima sembrava una cosa da poco e poi man mano sempre più importante, sempre più importante, sempre più importante. E oggi sta diventando un punto di riferimento per moltissimi laboratori di energia, che però hanno un guaio, secondo me, da ingegnere che guarda dal di fuori. Ognuno lavora nel suo settore e non c'è un coordinamento per arrivare a un come dire, a mettere insieme i vari diciamo i cocci, no? Cioè, io mi occupo del fatto che l'NGF fa ingrassare, io mi occupo che se c'è un'ansia ce n'ho di più, io mi occupo, però poi non capiamo perché, cioè non c'è il filo conduttore. Che io mi auguro che qualcuno di questi giovani abbia voglia di mettersi a indagare su questo per prendere finalmente quel secondo premio Nobel di cui parlava la prima. Quindi lavorate tanto, buon lavoro, ma soprattutto, come diceva prima il professore, è vero che Zia Rita ha lavorato tanto, è vero che era molto puntigliosa, che andava avanti per raggiungere lo scopo, ma secondo me si è anche divertita tanto, e quello era quello che le piaceva. Quindi ogni tanto quando i bambini mi dicono sua zia si è sacrificata per, dico guarda, si è divertita anche tanto oltre a essersi sacrificata, perché il lavoro quando piace non è sacrificio ma è divertimento, e quindi come i bambini giocano e starebbero a giocare tutta la giornata, lei stava tutta la giornata a guardare se i suoi embrioni crescevano o non crescevano. Quindi auguro a tutti i ricercatori di lavorare in serenità e al vostro centro di crescere ancora e di dare degli ottimi risultati. Abbiamo delle teste meravigliose in Italia, cerchiamo di farle fruttare e fiorire. Grazie infinite. Grazie infinite. Bene, bene.